Mancano 42 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello Scorpione. La Chiesa ricorda San Fausto Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Fausto. Il nome ha origine latina e significa favorevole, benevolo. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 19 novembre del 1998, l'autoritratto senza barba di Vincent Van Gogh viene venduto all'asta a New York per 71 milioni di dollari e mezzo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 19 novembre ricordiamo l'attrice americana Jodie Foster, lo chef e conduttore TV Alessandro Borghese. La citazione del giorno. Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare, Jean-Paul Sartre. Dice il saggio. La sete e il mal d'amore sono senza vergogna. Il bel paese. La stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi a Coltano, Pisa, è un luogo oggi abbandonato, sopraffatto dall'incuria e dalla natura circostante, ma non per questo meno affascinante. Quando entrò in servizio nel 1911, il New York Times la descrisse come la più potente al mondo, in grado di coprire con il proprio segnale circa un sesto della superficie terrestre. Da qui, il 12 ottobre 1931, Marconi, semplicemente spingendo un pulsante, accese le luci della statua di Cristo Redentore a Rio de Janeiro. E fu proprio questa stazione a ricevere il messaggio di SOS del Titanic per poi rinviarlo negli Stati Uniti. La stazione interruppe la sua breve ma intensa